40.000 tra morti e feriti, 300.000 prigionieri, altri 300.000 soldati sbandati, 400.000 civili che costretti a fuggire dal Friuli e da gran parte del Veneto sotto l'offensiva dei tedeschi e dell'esercito austriaco. Ci fu un momento in quei giorni in cui sembrò che l'offensiva austro-tedesca non si sarebbe fermata lì e avrebbe piegato in maniera definitiva l'Italia. E invece, come spesso succede nella nostra storia, al momento di massimo disastro corrisponde il momento di massima capacità di reazione. Fiume Piave è diventato il simbolo di quella capacità di reagire. Il generale Cadorna fu costretto alle dimissioni, sostituito da Diaz. Oggi la storia è più generosa con Cadorna, nel senso che per anni passò come il responsabile della rotta di Caporetto, mentre oggi gli riconosce un talento, anzi in alcuni casi una genialità militare non comune, solo che era vecchio, era adatto al secolo precedente, quello in cui si era formato. Diaz, che aveva qualità minore di Cadorna, invece aveva la qualità che serviva in quel momento, cioè la possibilità di aprirsi e di recepire idee nuove. I numeri e le dinamiche in sintesi di quella che è stata Caporetto. Io per la puntata di stasera l'ho intitolata La disfatta, scrivendo in memoria della disfatta, però qui con me la nostra ospite, che è l'assessore alla cultura del comune di Cividale, Angela Zappulla, fuori onda mi ha subito corretto. Buonasera assessore. Buonasera. Mi ha detto non è una disfatta ma è una ritirata. Sì, infatti, il termine corretto è ritirata di Caporetto. Ok, abbiamo fatto chiarezza su questo aspetto, che non è secondario. Assessore, lei è qui perché Cividale, la città che lei rappresenta amministrativamente, in questi giorni vivrà veramente dei momenti intensi. Ci sono 3 giorni ospitati nella città ducale con un sacco di iniziative che ricordano che cosa, assessore? Ricordano un momento tragico che è servito a scrivere la storia dei nostri territori. Il nostro progetto culturale è proprio un percorso all'interno della storia. Cividale vuole commemorare tutte le vittime che questa guerra disastrosa ha realizzato, purtroppo provocato, attraverso il linguaggio dell'arte. Una cittadina che affonda le sue radici nella storia, nell'arte e nella cultura non può prescindere dal linguaggio universale dell'arte che unisce i popoli. Certo, e quindi ci si vuole contrapporre, sì, no? Un po' a quel infatti, ricordo esatto, che va comunque celebrato in qualche modo e va messo in evidenza, proprio come si fa sempre per evitare che situazioni del genere si ripetano in futuro. Voi sì, rispondete con l'arte, no? Noi quella che è stata la violenza della tragedia. Con questa arte innovativa, con un progetto che è stato presentato dalla Proloco, che è il progetto portante insieme a tanti altri momenti, e in particolare parliamo di street art, pavimental street art. Ok. Se vuole poi magari in dettaglio entreremo. Vediamo subito in dettaglio. L'assessore si riferisce ovviamente al Ponte del Diavolo, perché certamente, come in tanti sapranno, all'atto della ritirata di Caporetto venne distrutto per condizionare insomma l'avanzata dell'esercito nemico in questo caso. Qui vediamo una foto che abbiamo a disposizione. La prima foto riguarda il Ponte del Diavolo oggi, come era stamattina, in itinere diciamo, e questa foto invece ci fa vedere com'era la zona del Ponte del Diavolo senza quello che poi è tornato a essere il ponte stesso, con il ponte di legno, con le funi, insomma, dopo che venne distrutto. Qui credo che l'immagine si riferisca all'inizio della ricostruzione, forse, no? Il 27 ottobre del 1917, alle ore 15:45, scoppia la mina e il ponte crolla. Questa è l'incipit, la frase iniziale alla quale si ispira il nostro progetto. È una frase che è stata tratta dai diari di Monsignor Liva, in particolare dalla vita di un popolo. È un progetto che comprende diversi momenti. Monsignor Liva era un prelato cividalese, o che era a distanza cividale? Il parroco, l'arciprete e anche il sindaco, infatti ha assunto in sé il potere religioso e anche quello amministrativo nel momento in cui a Cividale non c'era più nessuno. Cividale era esodata completamente, tutti gli amministratori erano in fuga per mettere la loro vita in Toscana, e quindi lui ha retto le sorti della città. Abbiamo sentito prima, no, dalle parole di Paolo Mieli sulla grande storia Rai 3 di 400.000 persone fuggite proprio da quelle zone. Infatti, quindi tutto il cividalese
per forza di cose è stato evacuato, così come buona parte del Friuli. Insomma, se pensiamo che adesso sono 500.000 gli abitanti della provincia di Udine, ci rendiamo Infatti, conto della dimensione del fenomeno, no? Cividale da un centro allegro, un centro di mercato, si è trasformato praticamente in un accampamento militare e Monsignor Liva in quel momento ha retto le sorti della città. E tutte queste memorie noi le sappiamo proprio grazie a due diari che lui ha tenuto. Nella vita di un popolo ci sono alcune parti fondamentali a cui ci siamo ispirati e abbiamo voluto affidare la lettura scenica a un Sì. attore che in questo momento riscuote un successo nazionale ed è molto amato, Luca Zingaretti, Da perché almeno 10-15 anni che Luca Zingaretti è fra gli attori più infatti, affermati e apprezzati in Italia, no? infatti. E così affidare a lui la lettura scenica di pagine private della vita cividalese ci è sembrata veramente una cosa che poteva essere apprezzata dai più. Come vi è venuta questa idea di coinvolgere proprio l'attore romano? Ma abbiamo pensato a Luca Zingaretti proprio perché in questo momento è uno degli attori più amati Ok. e siamo stati anche fortunati perché lui ha accettato subito, anzi è stato contentissimo di venire a Cividale del Friuli. È arrivato questo pomeriggio e si aggira già per i dintorni della città per visitarla perché ha Sappiamo che voluto. ci ha tenuto a soggiornare in centro città, non Sì, ha è voluto stata una sua zone richiesta, esclusive no. fuori o cose del genere perché vuole vivere l'ambiente Sì, proprio è vero. cividalese, vero? Infatti, infatti. Quindi piace molto anche questo aspetto. L'appuntamento con Zingaretti è il clou. No? Diamo un po' di informazioni anche a casa su come domani si potrà assistere anche e che cosa succederà. E poi vediamo un attimo che cosa succede lungo tutti i 3 giorni, perché sono 3 giorni davvero, davvero gravidi per quello che riguarda Cividale. Alle 15:45 100 rintocchi di campane daranno inizio al momento emozionale. Le ballerine vestite di bianco della scuola di danza storica cividalese di Erika Brandt, una scuola di danza moderna e classica, come una metafora, simuleranno dei passi di danza per rappresentare le vite di coloro che non ci sono più. Ci sarà un attimo di patriottismo, i cori. Il coro Montenero e il coro di Passons canteranno l'inno d'Italia e dopodiché ci saranno i saluti istituzionali e entreranno in campo i nostri giovani. Il nostro percorso culturale, infatti, è rivolto proprio ai giovani che ne sono anche protagonisti. Il ruolo di presentatori è stato affidato a tre ragazzi Sì. del liceo annesso al Convito Nazionale Paolo Diacono che fungeranno, come ho detto, da presentatori e introdurranno Ok, poi quindi Luca mettete un Zingaretti. po' in evidenza tutte le Sì. eccellenze cividalesi in questo Infatti, caso. Abbiamo. Luca Zingaretti inizierà questa lettura scenica di tre brani che verranno intervallati da un suono dal vivo di un pianoforte che è posizionato proprio sul calpestio, diciamo, del ponte. E il pianista sarà Andrea Rucli, un maestro di pianoforte Ok. cividalese, che è il presidente dell'Associazione Musicale Sergio Gaggia, Gaggia ed è sì. una L'abbiamo colonna portante, diciamo. avuto qui ospite in questa Immagino. trasmissione presentando i concerti estivi a Cividale, quindi sappiamo insomma che è Certo. valido e interessato in questo senso. Prima vedevamo, nella prima foto che abbiamo vista del Ponte del Diavolo, vedevamo il ponte dipinto in qualche modo. Ci racconta, eccoci qua, assessore, vede, no? Sì, Qua l'abbiamo rubata stamattina, il quindi ponte che adesso. sparisce, come Sarà, ecco, il vedete. ponte scompare. Sì. Spieghiamo un attimo a casa che cosa vuol dire questa Vuol dire cosa. che il progetto portante, diciamo, di questo nostro percorso culturale, che poi è stato proposto dalla Proloco di Cividale, dal Museo Cristiano e dal Tesoro del Duomo, Sì. prevede una opera d'arte. Sei artisti provenienti dai paesi europei che sono coinvolti nel conflitto sono lì ora a dipingere una velatura che simula la voragine. Quindi, Quindi non, il il gioco, gioco è un diciamo, trompe l'oeil. l'effetto ottico fa in Esatto, modo che uno veda il ponte in realtà distrutto. distrutto, veda l'acqua sotto il ponte ed è veramente suggestivo. Già stamattina si poteva apprezzare questo effetto trompe l'oeil, che poi è un'arte anamorfica in 3D per coloro che conoscono il tipo di arte, Quindi un insomma. po' Cividale internazionale in questo senso, Internazionale, no? Una infatti. dimensione un po' che si può riscoprire nelle grandi capitali mondiali, no? Non solo Infatti. mitteleuropea, ma si trova anche un po' di declinazione Internazionalità. internazionale. Le piace questa cosa, vero? A Quando me me l'ha piace raccontato prima moltissimo. la vedevo molto soddisfatta.
Devo dire che il clima, anche se il momento è tragico, nel senso che stiamo commemorando un evento storico tristissimo, siamo riusciti a infondere in città una serenità che viene anche dalla novità che abbiamo portato. I cividalesi, i turisti, addirittura alcune corriere hanno modificato il loro percorso perché attirate da questa attrazione, sono continuamente a visitare quest'opera d'arte e questo ha provocato un piccolo ritardo nel completamento. Infatti, questa notte gli artisti dovranno lavorare anche, abbiamo fatto approntare dell'illuminazione perché sono un po' Per fortuna che il indietro. tempo tiene, Il perché tempo è dalla altrimenti. nostra parte, giornate meravigliose e anche domani è prevista una buona giornata e questo Senta, sarà. abbiamo detto alle 15:45, Sì. no, che si inizia, però ci sono un po' di strade chiuse, di dinamiche un po' da rispettare. Riusciamo a fare un piccolo vademecum per chi a casa ci sente, ci Volentieri. ascolta per capire come raggiungere Cividale senza crearsi e creare problemi a nessuno? Allora, una cosa importante da dire è che per tutti coloro che avranno piacere domani di venire a Cividale abbiamo approntato un maxi schermo in Piazza del Duomo, proprio in fronte al Palazzo de Nordis, visibile a tutti, che riprenderà tutto il momento emozionale e la cerimonia dall'inizio alla fine. Quindi se uno si vuole Dalle godere tutto quanto in tranquillità, Starà lì in è il Piazza posto, Duomo. il Lì è posto il giusto dove posto andare. e il ponte dalle 14 verrà completamente chiuso anche al passaggio pedonale che attualmente è È aperto. praticabile. E quindi si potrà accedere soltanto da Borgo di Ponte al Sagrato del Duomo che ha dei posti limitati e comunque penso che 300 o 400 persone potranno assistere all'evento anche da Borgo di Ponte, diciamo dietro le transenne. Ecco, questo è quanto per Lì sarà domani come orari. per i pochi fortunati che si riusciranno ad accaparrare i posti, no? Dici, Però sì. sappiamo che è possibile per tutti assistere dallo schermo di Piazza Duomo, quindi non c'è problema, non Infatti, ci serve. sarà anche la diretta su Facebook che abbiamo predisposto, per Ottimo, quindi cui è tutto. chiunque vuole seguire l'evento lo potrà fare sia in diretta, sia sul loco che sia online. Insomma, ci siamo Benissimo. organizzati per questo. Relativamente a quella che è stata Caporetto, abbiamo già visto nella parte introduttiva, insomma, la consistenza del fenomeno guerresco, purtroppo nei suoi numeri e nella sua tragedia. Ovviamente attorno a tutto questo, avendo rappresentato un pezzo fondamentale della storia d'Italia, c'è stata anche molta letteratura e anche del cinema. Abbiamo selezionato un piccolo passaggio della Grande Guerra di Monicelli, la parte finale, che è relativa sì alla battaglia del Piave, quindi nella fase in cui l'esercito italiano ha arretrato, però fa capire qual era, diciamo, la dimensione del fenomeno. Vediamo un attimo questo passaggio.
pare che anche stavolta quei due lavativi se la sono scampata. Fine del film e per fortuna anche di quella grande guerra. Film tra l'altro girato per la maggior parte in Friuli da Mario Monicelli, quindi anche in questo caso c'è buona parte del nostro territorio rappresentato. Assessore, abbiamo visto i militari, ci è venuto in mente che ci sono anche altri eventi in questo fine settimana. Uno è legato proprio all'esercito, giusto? Sì, allora innanzitutto il 27 e il 28 abbiamo il Raduno Nazionale dei Fanti con diversi momenti celebrativi, scoprimento di targhe, marce e rievocazioni. In particolare voglio ricordare il 28 sul Monte Purgessimo, un ricordo. Quindi poco fuori è Cividale, giusto? Andando verso le valli del Natisone. È una frazione a 1 chilometro da Cividale. Sì, vado sempre a fare il bagno, quindi ho ben presente. Infatti, si rievocherà la battaglia di Cividale. Con battaglia di Cividale si intendono diversi momenti strategici. In particolare, un fatto d'armi accaduto sul Monte Purgessimo verrà ricordato sabato mattina con lo scoprimento di una targa. Sarà particolarmente coinvolgente perché abbiamo invitato il generale Viselli, che oggi ha 83 anni ed è figlio del comandante Viselli, che nel 1917 comandò quel fatto d'armi che fu in quel momento positivo per la battaglia che veniva combattuta. Certo. E quindi ci sarà appunto la salita al Monte Purgessimo con mezzi predisposti per il caso, perché le strade non sono molto accessibili e quindi gli alpini che organizzano il tutto si sono messi a disposizione per questo, e oltre allo scoprimento ci saranno i saluti istituzionali alla presenza anche dei bambini della frazione. Sarà un momento insomma sentito anche questo nelle celebrazioni commemorative. E poi cosa c'è anche a parte questi due grandi eventi? E poi, come ho detto, il linguaggio dell'arte non finisce soltanto qui, ma proprio l'arte sarà quella rappresentata dai nostri giovani alle 21 di venerdì, domani sera. Infatti, quindi la proiezione diciamo dell'evento con Zingaretti. Infatti ci sarà uno spettacolo realizzato dai ragazzi del Convitto Nazionale Paolo Diacono, che insieme al Parco del Natisone hanno voluto preparare questo cinegiornale intitolato I ragazzi del 99. Ok, sullo stile dei cinegiornali dell'epoca. Esattamente, proprio così. E c'è una grande attesa perché i nostri ragazzi si stanno preparando da mesi e credo che sarà un momento molto bello per la città anche questo. La domenica alle ore 17 al Teatro Ristori avremo il piacere di ospitare a Cividale del Friuli, che lo accoglierà e lo acclamerà perché veramente questi giorni ho raccolto tantissime manifestazioni di stima, per il professor Alessandro Barbero, che tutti voi conoscete, che è uno storico. Tanti conoscono il nome, forse non dice molto di più, però googlate, come si dice, lo riconoscerete perché è protagonista di tantissimi programmi, soprattutto sulla RAI, di divulgazione storica. Ha un modo di fare coinvolgente, affascinante, che fa veramente appassionare di storia. Cosa farà il professor Barbero? Presenterà il suo ultimo libro intitolato appunto Caporetto, e ci permetterà di avere un punto di vista privilegiato. Ci racconterà il suo modo di interpretare Caporetto e sarà un piacere ascoltarlo, perché anche seguendolo su YouTube, quello che racconta il professor Barbero è talmente appassionato nei suoi racconti che non sembra affatto una semplice pagina di storia, ma un momento vissuto. No, è di più, perché è la nostra vita, proprio le nostre radici in questo senso, infatti. E quindi non è semplicemente una pagina di qualcosa di scritto, ma è veramente quello che ci ha formati, che ci ha preceduto, il nostro humus, diciamo così, no? Quindi è indiscutibile. Assessore, vede il traguardo vicino, quanta tensione, perché guardi, mi creda, sono veramente quante stanchissima. Ospitate, quante interviste, quante quanti briefing, diciamo, come si dice, no? Tantissimi. Diciamo innumerevoli, e la giornata di domani si prospetta veramente impegnativa, perché ci saranno diverse TV che verranno a Cividale, vorranno fare delle riprese e interviste. La cosa è seguitissima, ci sono TV nazionali, internazionali, c'è la TV europea, quindi sappiamo che Cividale è il centro
no, degli interessi dell'informazione nella Beh, il giornata di nostro domani. desiderio è quello proprio di trasferire la conoscenza di eventi storici che hanno riguardato i nostri territori attraverso questo linguaggio, per cui ci fa un grande piacere essere riusciti a coinvolgere e a trasportare l'interesse per un qualche cosa che sentiamo importante anche fuori dai confini della nostra città. Bene, in bocca al lupo allora, andrà tutto Viva il bene? lupo! Viva il lupo, viva il lupo, Viva il non lupo! credi, così si dice. Grazie di Bene, essere stata con me, grazie. assessore. Alla prossima, va bene? Grazie a lei. E grazie a tutti quanti voi che ci avete seguito. Appuntamento alla prossima settimana con me, con Viceversa. Ci vediamo martedì noi. Buonasera a tutti.